Appassionate, i commenti in Casa Rossoazzurra, programma a cura di Gaetano Ligretti. Ben ritrovati amici di Globus Television per questo nuovo appuntamento col Calcionate, il programma dedicato al calcio Catania. Io sono Alessio Nicotra e qui, come al solito, abbiamo con noi tanti ospiti che diranno la loro sulla squadra rossazzurra allenata da Mister Pancaro, con cui parleremo anche del match di sabato sera disputato in trasferta contro il Cosenza. Ma prima di presentarvi i nostri ospiti, io intanto voglio ringraziare coloro che lavorano al programma: i tecnici regia, il nostro Ture, il nostro Gabriele e poi anche Gaetano Ligreggi che si occupa di far funzionare questo programma. Un saluto anche al mio collega in postazione del commento tecnico, Ruggero Traguzzi. Ciao Ruggero. Ciao Alessio, buon pomeriggio a tutti i nostri ospiti. Con cui andremo appunto a realizzare anche a vedere gli highlights del prossimo match, ma veniamo appunto a presentare i nostri ospiti. Qui alla mia sinistra c'è un grande mister, il nostro Melo Russo. Ex mister, però comunque ci saprà dire anche un punto di vista comunque tecnico riguardo alla partita di Cosenza e ci arriveremo. Poi abbiamo anche un ex calciatore del nostro Catania, cioè Nino Cantone, buongiorno. Grazie e buon pomeriggio a tutti. E poi come sempre alla mia destra c'è il mister, proprio il mister Turi Di Stefano. Troppo buono. Poi arriverà a breve anche Paolo Alderisi, allenatore dell'Under 15 del Catania, che ci raggiungerà brevissimo. Ci sono di fronte a me due personaggi che sono la storia del Catania: Melo Russo e Nino Cantone. Sì. Il mister Melo Russo e il capitano, sì, cuore catanese tutte e due, e questo è importante che un po' tutti ce lo ricordiamo. Ed è giusto. Ora veniamo a parlare però del match di sabato, mister, se lei è d'accordo, se vi dà la possibilità di farlo. Perché? Io vorrei parlare appunto, innanzitutto la prima domanda che vorrei fare a lei, mister. Cosa salviamo della partita contro il Cosenza? Ma io salverei anche la gara del Catania, perché indubbiamente il Catania... Partirei io un po' dall'inizio, se mi permettete. Sì, certo. Il Catania purtroppo si è abituato benissimo all'inizio di questo campionato, cioè quando è partita con tre vittorie uno dopo l'altra, e quindi ha un po' illuso, tra virgolette, quello che era la tifoseria, perché pensavamo di poter vincere, io in testa, tutte 34 partite, non so quanti sono, 34, 30, 38, non ricordo quanti sono i numeri, sì, delle squadre di questo campionato, credo che siano 18, se non, sì, sbaglio, perché è partita sprombattuta, è partita fortissimo, ha annullato in tre gare, in 15 giorni ha annullato l'handicap che c'era della penalizzazione, quindi un po', ripeto, anch'io mi sono illuso di che questa squadra potesse fare un campionato strabiliante. Questa è una buona squadra, a mio giudizio, è una buona squadra che, se noi altri analizziamo un po' il cammino, domenica ha fatto una buona partita, è rimasto in 10 in un'inferiorità numerica, è riuscito a pareggiare in un campo ostico, in un campo difficile di una squadra che era in piena corsa per raggiungere i playoff. Quindi io direi che c'è da restare fiduciosi, perché questa squadra, tutto sommato, se metti 10 punti di penalizzazione ha una classifica dignitosa, non possiamo andare oltre. Se poi noi altri vogliamo scusare, e interamente come lo faccio io, in assoluto la tifoseria che è delusa, ma è delusa sicuramente degli anni precedenti, della retrocessione dalla Serie A alla Serie B e di quello che è successo l'anno scorso, che purtroppo abbiamo fatto parlare tutte le testate nazionali per il negativo, e quindi la tifoseria ha amarezza dentro e magari non riflette serenamente che questa è una squadra che sta dando dei buoni risultati, buoni dico, non ottimi. Nino, io voglio chiederti un parere invece da giocatore. Il mister Russo ci ha dato un parere appunto all'allenatore, ha parlato anche di quel famoso, ormai ne abbiamo parlato tante volte, quell'handicap appunto che è rappresentato dalla penalizzazione. Quanto può influire da un punto di vista psicologico su un giocatore questo handicap? Cioè può essere un qualcosa di sfavorevole o al contrario può portare fame di vittorie, fame di punti? Ma
Io anche io partirei dal come è partito mister Russo dall'inizio. Sì. Il concetto è questo, dopo tre partite Cadà ha annullato la penalizzazione. Quindi non possiamo parlare in un certo qual senso di condizionamento, perché sono riuscita ad annullare la penalizzazione. È come se addirittura l'hanno fatto in tre partite svoltesi in otto giorni. Quindi è come se il campionato fosse partito in quel momento. E quindi non credo che abbiano avuto modo di potersi rendere conto di quello che era un discorso di penalizzazione, perché si sono trovati lì a zero punti dopo tre partite e probabilmente già il divario con le prime della classe erano di 6-7 punti. Il problema invece è un altro, cioè sono due problemi. Uno, che la categoria è molto scarsa dal punto di vista, sì, tecnico. Anch'io, come ha detto il mister Russo, mi sono lasciato, sono tra quelli che all'inizio si sono, sono stati presi dalla euforia dei risultati, per cui mi sono lasciato, anche per me sembrava che fosse questa una passeggiata. Ma di fatto oggi la gente ragiona e dice, a parte il fatto che ribadisco il tasso tecnico della categoria è molto basso, ma di fatto, ripeto, la gente aggiunge i punti di penalizzazione e vede sì che la classifica è onorevole, ma il Catania a questo punto, se aggiungessimo i punti di penalizzazione, sarebbe sesto, settimo, una cosa del genere. Il che non andrebbe bene come calcio Catania. Anche se io ribadisco una cosa che avevo già detto l'ultima volta che sono venuto, ma questa squadra Calcio Catania, qua è dove la gente comincia un pochettino diciamo, tra virgolette, virgolettato, sbandare, ma questa squadra di chi è? Chi è il padrone di questa squadra? Chi è che esce i soldi di questa squadra? Perché? Perché chi esce i soldi? Una volta appurato chi esce i soldi di questa squadra, sappiamo che la squadra può andare incontro a una campagna di rafforzamento, semmai lo ritengono utile e possibile. Ma se fino a quando noi non sapremo questa squadra di chi è, potrei rispondere io a Nino Conte. Sì, certamente. Se noi altri vogliamo nascondere un po' la testa sotto la sabbia, io sono convintissimo che un proprietario esiste in questa società. Esisteva un paio di mesi fa, esiste ancora oggi. Non credo che sia stato, sì, è stato squalificato, è stato penalizzato, ma il Catania credo che sia ancora del vecchio presidente, che si chiama Nino Pulvidente, e cioè è una persona che negli anni ha dato tutto quello che ha dato e poi magari si è smarrito l'ultimo scorcio di campionato dell'anno scorso, e che oggi non può essere in prima persona, anche perché essendo stato squalificato, ma credo che la proprietà e tutto ciò che c'è attorno a questa società ancora ci sia un padrone, che questo secondo me si chiama Nino Pulvidente. Ma noi ci discostiamo da questi temi che comunque riguardano la società, perché c'è tutta la vicenda controversa e, come giustamente ha accennato lei, andrebbe approfondita magari nello specifico, perché rimaniamo sul tema di Cosenza Catania. Ci ha raggiunto anche in studio, come avevamo preannunciato, Pierpaolo Alderisi, allenatore della formazione under 15 della squadra rossazzurra. Buongiorno Pierpaolo. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Io colgo l'occasione di avere un allenatore come te che conosce i giovani, che segue molto vicino i giovani, per parlare appunto della partita di sabato. Il Catania è stato messo veramente in difficoltà dall'attaccante del Cosenza, Totev, un ragazzo classe 1996, bulgaro credo di proprietà dell'Udinese. Quanto può essere importante, legandomi anche a quanto diceva appunto il nostro Nino su questo tasso tecnico basso della Lega Pro, quanto può essere importante inserire, ovviamente con raziocinio e con scrupolo anche, i giovani in un campionato come la Lega Pro? Beh, è un aspetto interessante, chiaramente più è bassa la categoria rispetto a quelle maggiori come la Serie A e la Serie B, più questa prospettiva può essere una risorsa per tutte le società, e il Catania non fa eccezione. Può essere importante la misura in cui si riesce a trovare nei propri organici del settore giovanile quel talento o quei talenti che possano andare bene per la categoria in questione e fare crescere tutto il movimento.
Il Catania ne ha talenti, lo abbiamo visto nel corso di quest'anno, e tu a maggior ragione, seguendoli appunto da vicino, saprai sì, bene di cosa ci parliamo. Ci sono dei ragazzi che hanno delle prospettive interessanti, poi chiaramente le variabili sono talmente certo, tante e tali che insomma non si può fare una previsione netta e pulita. Noi siamo lì, lavoriamo per questo, per fare crescere questi ragazzi e cercare di portarne quanti più possibile avanti. Mister, io vengo a lei ora, perché proprio mi sono lasciato per ultimo la domanda a lei volutamente. Lei poco fa, quando eravamo ancora fuori onda, parlavamo appunto del discorso dell'attacco. Ha segnato Gianvito Plasmati, un giocatore che è mancato finora al Catania, perché un giocatore può essere, se in forma, sicuramente un valore aggiunto in una categoria come la Lega Pro. C'è Plasmati, c'è Khalil, che è un giocatore da cui giustamente non possiamo prescindere, è arrivato a quota 9 gol, è stato eletto miglior giocatore della scorsa stagione. C'è anche Calderini, che comunque ha vissuto un ottimo momento, soprattutto nei primi mesi dall'arrivo a Catania. Lei come giocherebbe? Cioè come gestirebbe tutti questi attaccanti? Se tu di qua è molto facile. Certo, ovviamente lo diciamo da appassionati, mettiamola così. Comunque intanto io, a prescindere chi giocherebbe o meno, mi soffermerei un attimino su Plasmati. Sì. Se Plasmati è in condizione, a mio avviso deve giocare. Se al 50% lo sono d'accordo con Pancaro, che giustamente se lo gestisce durante i 90-95 minuti. Io, per come la vedo io, nel mio piccolo, forse qualcuno magari non è d'accordo, per me possono giocare sia Plasmati che Khalil, a mio avviso, con il doppio centravanti, per come la vedo io. E lasciamo perché fuori Calderini, quindi? Sì, qualcuno deve andare fuori, giustamente. O chi sarà poi più in forma. Perché, almeno per quello che io ho capito, Plasmati e Khalil hanno caratteristiche differenti. Forse Khalil è più tecnico, sì, più, mentre Plasmati è proprio di categoria, dove abbiamo visto la partita anche col Cosenza, comincia già come si gioca in questa categoria, purtroppo più che tecnica ci vogliono fisica. Quegli attributi che Plasmati a Cosenza ha dimostrato quando è entrato. D'altronde, dopo il calcio di rigore, io volevo rispondere al mio amico Melo, sì, che sono la partita di Cosenza, sono d'accordo al 50%, in che senso? Il Catania chiaramente ha una caratura diversa del Cosenza, è più forte, su questo non ci sono dubbi, come uomini eccetera, però il primo tempo è stato forse una fotocopia della partita che abbiamo visto contro il Monopoli, un po' attentistica, un po' lenta nel girare la palla senza verticale alzare. Dopo il rigore si è visto un po' il Catania, dove addirittura ha rischiato anche di vincere. Sì. Dopo il gol c'è l'ultima azione, se noi altri ci riferiamo al rendimento, all'impostazione, già siamo in un altro discorso. Io ho fatto una domanda. Io ora potrei rispondere che il Catania, diciamo che al 90% noi altri veniamo fuori, tifoserie sportive come ci vogliamo definire, da 10 anni, sì, di altri tipi di campionato. Come ha detto Nino Cantone poco fa, questo è un campionato che sull'aspetto tecnico è molto scadente. Noi altri, credo che nessuno di noi altri può dire, se non gli addetti ai lavori, le categorie o il livello di questi giocatori che ha il Catania o gli altri, perché li sconosciamo. Io ancora dopo 12-13 partite non riesco a capire chi sono i veri giocatori. Conosco magari l'esterno sinistro, come si chiama, che ha corsa, ecco, cose che in altri tempi, al momento in cui andavo a vedere una partita, dopo 30 minuti io già conoscevo a memoria tutti i giocatori che si cimentavano. Quindi mi sembrano un po' tutti uguali. Il livello, non c'è qualcuno che emerge. Se gioca Plasmati, che già fisicamente, come struttura fisica, che ha un altro fisico a cospetto degli altri, allora si conosce Plasmati. Plasmati ha delle caratteristiche totalmente diverse di Khalil, esatto, anche se Khalil è un attaccante, ma è un centravanti un po' atipico, è uno che corre, certo, che fa spazi, che rientra. Plasmati è la vera punta per una squadra che deve vincere, perché avendo anche, essendo un grosso colpitore di testa, quello che non lo è Khalil, allora si potrebbe anche impostare una squadra per il giocatore che tu hai comprato, perché se hai comprato Plasmati, che è un giocatore che ha fatto la A, la B,
è chiaro che si deve far giocare. Se non ha giocato, che io poi non sono abituato a commentare quello che io sconosco, cioè l'allenatore lavora 7 giorni su 7 certo. giorni, quando fa la formazione la fa al di fuori, escludendo categoricamente le simpatie o le antipatie, sì. lui deve cercare di fare la squadra per cercare di vincere la gara. Se Plasmati non ha giocato, a mio giudizio sicuramente ancora non è perfettamente in condizione, però lascia molto perplesso, perché questo giocatore è già un girone d'andata, che è fuori condizione, che non è pronto per poter giocare, perché al momento in cui che Plasmati è fisicamente ben allenato, deve giocare, perché necessariamente credo che sia il giocatore più idoneo per fare vincere la squadra. Il campionato, come dice il Catania, Catania si aspetta uno squadrone, perché doveva fare un'unica volata per la serie, per risalire. Purtroppo ci stiamo accorgendo che questa squadra non è la più forte del girone, questo voglio dire, perché ci sono giocatori. Se poi vogliamo andare proprio nel tecnico, io per quello che posso capire io, questa squadra non ha un centrocampista che ha un passo diverso dell'altro, un centrocampista che trascina la squadra, sono tutti giocatori che, come parla il giornale stamattina, sono un po' statici, cioè fanno poca corsa, si inseriscono poco, segnano poco, a meno che non sia frutto di una vittoria fatta con i gol di Khalil o degli esterni alti, perché poi il resto credo abbiamo raccolto pochi gol. Mister, ci arriveremo a parlare di questo fatto, perché anche il mister Di Stefano ne parlava nella scorsa puntata, appunto di questa assenza di un centrocampista, quindi magari lo approfondiremo nella seconda parte del nostro programma. Io intanto voglio ricordarvi i numeri per interagire con noi: il 340 051 12 86 per scriverci su WhatsApp, mentre per chiamarci con la linea fissa 095 81 88 692. Passo la palla al nostro Ruggero in postazione del commento tecnico, che ci farà vedere gli highlights e ci dirà qualcosa in più su questa partita di sabato. Vai Ruggero. Sì, allora, appena dalla regia sono pronti possono partire le immagini degli highlights della partita. Insomma, come è stato detto poc'anzi, è stata una partita comunque combattuta dal Catania nonostante le difficoltà giunte dopo l'espulsione. La prima grande occasione della partita l'ha avuta proprio il Catania. Qui vediamo un'azione sulla corsia di destra, il pallone arriva a Falcone che in diagonale non c'entra la porta protetta da Perina e si spegne sul fondo. Il Cosenza risponde, cross dalla sinistra, spizzata di testa di Vutov. Arrighini con il destro non riesce a battere Liverani, che è bravo a coprire lo specchio e la porta. Qui lo rivediamo, una grande risposta di Liverani. Catania qui subisce il primo giallo della partita, giallo per Falcone che ferma una ripartenza del Cosenza. Falcone protesta, ma qui il giallo mi sembra sacrosanto. Catania prova a rispondere, qui è bravo Di Cecco a infiltrarsi nella rigore del Cosenza, il destro a giro si spegne comunque lontano dalla porta di Perina. Cambio nel Cosenza, dentro Pinna, fuori Statella, infortunato. E dopo un po' arriva un altro cartellino giallo per il Catania, altra azione interrotta nei pressi della linea di centrocampo, stavolta a pagarne le conseguenze è Agazzi. Inizia il secondo tempo inizia con una bella incursione in area di un giocatore del Cosenza, che però non riesce a battere Liverani. Altra azione del Cosenza, qui il difensore Catania svirgola e per poco non beffa Liverani in uscita. Ancora Cosenza, qui è Pinna che si infiltra in area di rigore, prova ad andare sul fondo e bravo ancora Liverani a chiudere lo specchio in uscita. Prova il Catania a reagire, qui Plasmati ha la grande occasione per portare la sua squadra sull'1-0 e bravo comunque Perini in uscita a impedire al gioco del Catania di segnare. Qui l'episodio del cambio di match al 13° del secondo tempo, disattenzione della difesa del Catania con Vutov che entra in area di rigore, viene steso da Pelagatti, l'arbitro indica il dischetto, rosso ineccepibile per il difensore del Catania che interrompe una chiara occasione da gol per il Cosenza. Qui rivediamo Vutov velocissimo che viene steso da Pelagatti, rigore ineccepibile, così come il cartellino rosso. Lo stesso Vutov dal dischetto spiazza Liverani e porta il Cosenza in vantaggio di un gol e di un uomo, appunto, dato il rosso al difensore del Catania, qui sotto in giocatore del Cosenza. Partita che si mette su binari difficili per i rossazzurri, ma come detto poc'anzi da mister Turi Stefano, forse proprio dopo il calcio di rigore, dopo questa scossa subita, il Catania comincia a giocare. Ci prova subito a reagire, qui una buona azione dalla destra, il pallone finisce sul destro di un giocatore del Catania che non c'entra la porta da pochi passi. Altro giallo, qui il ammonito ancora un altro giocatore del Catania. Catania che poi prova a reagire, qui serie di rimpalli al limite dell'area di rigore, il pallone finisce sul destro di Plasmati che si dimostra un grandissimo centravanti, un grandissimo goleador, qui con il destro batte Perin e porta il Catania sull'1-1.
Rivediamo qui il gol di Plasmati, una serie di batti e ribatti nei rigori, un po' di confusione, palla che comunque riesce ad arrivare a Plasmati, che è bravissimo dal limite dell'area con il destro a battere il portiere del Cosenza. Proprio sul gol del Catania, questo episodio curioso di cui parleremo dopo, il guardaline alzerà la bandierina in seguito alle proteste all'allenatore del Cosenza, non si capisce per quale motivo, ne parleremo in trasmissione. Poi lo stesso Cosenza rimarrà in 10 uomini per l'espulsione dei tedeschi al 90esimo, quindi anche il Cosenza chiuderà la partita in 10. Qui vediamo il secondo giallo da tedeschi per il fallo sul gioco del Catania. A Cosenza finisce 1-1, punto possiamo dire importante per il Catania, comunque su un campo difficile ancora imbattuto. Grazie Ruggero, ne parleremo dopo il brano musicale, parleremo appunto di questo episodio e del guardaline che ha alzato la bandierina sul gol di Plasmati, parleremo ancora della partita, avremo ospite al telefono un altro ex calciatore che sentiremo a breve, un suo amico, so che anche questo è un suo amico mister, ne parleremo dopo perché ora ci andiamo ad ascoltare Ordinary Love. E siamo rientrati con questo appuntamento con Calcionate. Fra poco avremo al telefono mister Franco Cerilli, ex giocatore dell'Inter. Come lei mi diceva giustamente prima della puntata, non solo Inter. Non solo Inter, perché ha giocato col Padova, ha giocato col Vicenza e ha giocato con un amico nostro, sì, Pippetto Fichiera, con la Massese, dove c'era il grande Giampiero Vitali, che il Melo Russo conoscerà senz'altro, che è morto purtroppo. E io ho conosciuto Franco Cerilli tramite Pippetto Fichiera, perché ne parliamo spesso eccetera eccetera, da lì lui è di Chioggia, lo sappiamo un po' tutti, e allora sarà lui, quando lo chiameranno, a dire è Franco Cerilli, chi è stato Franco Cerilli, lo sa lui che è di Chioggia, io non lo sapevo. però anche se ci ha giocato, però c'è il gioco, hai visto, sì. Com'era in campo? Intanto è stato uno degli ultimi che giocava con i calzettoni abbassati, vi ricordate? Perfetto, alla Sivori. Alla Sivori. Poi era un mancino, toccava la palla benissimo, ma cioè, gli è mancata forse la nazionale, credo, no? O è stato... solo che era chiuso dal grande dell'Inter dell'epoca. E giocava assieme a Paolo Rossi, esatto, nel Vicenza, sì, cioè i cambiati più belli li ha fatti là. Sì. E anche con Roberto Bacchi, ed era difficile un altro pianeta. Tecnicamente, calcisticamente un altro pianeta, anche perché allora era un altro pianeta rispetto a oggi. A tal proposito, com'è cambiato secondo te da calciatore il calcio, cioè oggi com'è il calcio rispetto a quello che era a quei tempi? Ma a quei tempi era molto compassato, non era, naturalmente non aveva questo ritmo, diciamo, di queste preparazioni, questi allenamenti, non si faceva palestra, non si facevano tutte queste cose, ma assicurava soprattutto l'aspetto tecnico e si giocava tecnicamente. Naturalmente chi giocava, chi arrivava a certi livelli era perché sapeva giocare la palla, sapeva stoppare, la sapeva appoggiare. Non sbagliava un passaggio semplice di 2-3 metri come si vede oggi purtroppo. Si battevano i falli laterali e se si battevano male ci davano il cambio, o cosa che non avviene oggi. Oggi il fallo laterale, comunque lasciamo perdere. Naturalmente io queste cose ne approfitto per dire che queste cose sì, io che mister Russo e Mimmo Ventura le facciamo nella nostra scuola calcio. Sì, perché ricordiamo che comunque appunto ancora voi seguite. Questa è pubblicità. Ma noi la facciamo perché quando si tratta di gente che ne capisce così tanto, che ha vissuto così tanto il calcio, sicura, è giusto farlo. Noi credo che al telefono ora abbiamo Franco Cerilli. Appunto, ex giocatore di Inter, ex giocatore di Vicenza. Mister, io ho letto che veniva definito il nuovo Corso. Mariolino Corso, ciao Francuzzo. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno alla vostra cara Sicilia e Catania. Allora, noi abbiamo, prima di iniziare questo collegamento telefonico, abbiamo accennato alla sua carriera. Abbiamo parlato appunto dell'Inter, abbiamo parlato del Vicenza, abbiamo parlato di alcuni grandi nomi del calcio mondiale, mi sento di dire, perché quando si parla di gente come Paolo Rossi, Roberto Baggio, sono veramente nomi che fanno parte del patrimonio mondiale del calcio. Però qual è il ricordo legato alla sua carriera che conserva con più piacere, che ricorda con più piacere? Ma
ricordo che conservo con più piacere, diciamo è il passaggio che ho fatto dalla Massese, che ero in Serie C, dove è stata la società che mi ha lanciato nell'Olimpo del calcio, nel calcio che conta, all'Inter, ad arrivare all'Inter e trovarmi davanti a quell'età dei giocatori che si chiamavano Mazzola, Bonincegna, Facchetti, Bertini, eccetera eccetera, e fino a due anni prima facevo ancora la raccolta delle figurine Panini, penso sia stata una cosa bellissima, ecco, un sogno, tutto lì. Ecco, tanti nomi importantissimi, ma qual è il giocatore più forte con cui ha giocato, secondo lei, chiaramente? Ma non è che si possa fare dei nomi, il più forte o meno forte, ci sono dei ruoli anche. Certo. Il ruolo di centravanti penso sia stato uno dei più forti, Bonincegna, io credo, senza nulla togliere al nostro Paolo Rossi, io credo che Bonincegna sia stato uno dei più grandi centravanti che abbiamo avuto in Italia. Poi c'è stato Rossi, vabbè. Poi negli altri ruoli, cosa vuoi, abbiamo il Mazzola, come ti ho detto prima, sì. Abbiamo Facchetti che è stato il capitano della nazionale per 110 partite, quindi fare una classifica non è facile. Ho avuto l'onore, la fortuna di giocare con questa gente, sono dei ricordi che non si passeranno mai. Io le voglio fare un'ultima domanda prima di salutarla e ringraziarla comunque per essere stato qui con noi, seppur al telefono. Catania, noi qui parliamo appunto della squadra rossa-azzurra, le giro la domanda che ci fece nell'ultima puntata un nostro telespettatore, ci chiese se secondo noi questo Catania poteva anche pensare, nonostante comunque non stia vivendo un momento particolarmente positivo, alla qualificazione ai playoff. Secondo lei, per quanto comunque, intanto se segue appunto la situazione del Catania, che in questo momento milita in Lega Pro, secondo lei è possibile oppure è un sogno fuori portata? Un sogno fuori portata, prima di tutto bisogna dire che è partito con l'handicap dei 10 punti, sì. Quindi è una cosa che è buona che sia a un certo punteggio in classifica, quindi se gli mettiamo i 10 punti sarebbe quarta o quinta, però penso che se ha fatto questi risultati, ha recuperato questi 10 punti, significa che è una buona squadra, una squadra che potrà sicuramente, se va avanti così, ambire ai playoff. Ma ci tengo a dire che Catania è una società che ha fatto storia nel calcio, ha fatto la storia di grandi giocatori, se vediamo il passato, anche il grande Cinesinio mi sembra sia passato, sì. da Catania, ho ricordo anche che è stato il grande G.D. Fabbri a Catania, non so che ricordo abbiate voi, sì, sì. Valeriano Prestanti che ha giocato con me nel Vicenza, tutta gente che mi ha parlato molto bene sia della città che della società e tutto il resto. Terzino. Quindi io mi auguro che questa società ritorni ai livelli che gli compete. Insomma, Catania fino a qualche anno fa è stato in Serie A una società che ha fatto dei grandi risultati, grandi successi. Mi auguro che ritorni perché è una città che merita, perché ha un grande passato. Grazie mille ancora per essere stato qui con noi al telefono, speriamo di poterla riavere presto, perché comunque è sempre un piacere poter parlare con gente che il calcio l'ha vissuto in prima persona anche a certi livelli. Io la ringrazio ancora per il suo tempo, le auguro un buon pomeriggio e una buona serata, grazie. Ringrazio voi, complimenti alla vostra trasmissione, mi saluti il nostro grande amico qui. Ciao Franco, ciao. Grazie, ciao, grazie a tutti, buona serata. Grazie a te. Sì. Io devo ricordare un episodio in una tua intervista, credo che sia stata Brescia-Catania o Catania-Brescia, dove c'era Spillo Altobelli e tu l'hai menzionato, hai incontrato un grande calciatore, e chiudo qui la parentesi, me lo ricordavo mentre tu parlavi dei vecchi, diciamo, del passato, sì, Altobelli. È sempre bello ricordare il passato, ma se vuole finire può chiaramente. No, un ribadivo che Spillo Altobelli giocava nel Brescia, ma poi fece la sua carriera
nell'Inter, certo, Juventus, certo, è passato, ma sì, poi dopo è passato un anno, credo, un due anni alla Juventus, ma soprattutto è stato campione del mondo del 82. Certo, certo, sicuro. Ricordare i tempi ce ne sarebbe. È sempre ci piacevole. Vorrebbe, ci vorrebbe sì. almeno sette ore continue sì, di sì, ma so che il nostro Gaetano Ligreggi perché, sta lavorando per una trasmissione. Mi volevo ricordare ore. A proposito di categorie o meno, che io non vivo di ricordi, però al momento in cui si sta parlando qua un po' andando indietro del tempo, io vi dico che non so quanti giocatori in questo periodo, di tutti quelli che si cimentano in questa C, che ripeto è stata un po' assemblata con squadre di quarta serie, con squadre di interregionale, o non mi sbaglio, no? È stata la ristrutturazione sì. di questa C unica, no? Sì. E quindi ci sono parecchie squadre di C2, parecchie società di CND che sono state promosse. Ecco perché il campionato a mio giudizio non è molto elevato tecnicamente. Se si fa poi un paragone, quando giocava il signor Cantone, quando giocavano altri giocatori che dalla C poi li vedevamo in nazionale, io ve ne posso citare tre, un esempio, nel Perugia, nel periodo in cui io ho allenato il Catania, c'erano Rambaudi, Di Livio e Ravanelli, sono certo. tre che poi sono andati tutti e tre in nazionale. Non so quanti giocatori di questo periodo andranno in nazionale, mi sto un po' ritornando a ritroso nel dire, come diceva Nino Cantone, che oggi si cura più l'aspetto fisico, la forza, la potenza, il fisico, e non si cura più la tecnica. È vero, quello è vero. Che io confermo a mille per mille di quello che ha detto il mio ex allievo, perché non sapete, non sapete che lui è stato un mio allievo anche nel Catania, certo, certo. Oggi sarebbe più importante cercare di farli migliorare tecnicamente, perché la tecnica, vediamo un po' l'esempio di Dybala, credo che sia nato così, sì. è una forza della natura perché è nato, ma nessuno ha insegnato un po' di tecnica dove la gente che non sa stoppare ancora il pallone dovrebbero migliorarsi. Mister, ma io questo tecnica. Che sta dicendo, questo argomento che lei giustamente ha messo in primo piano e che andrebbe attenzionato, lo voglio girare a un altro dei nostri ospiti che penso che è la persona che vive giorno per giorno con dei ragazzi e quindi può spiegarci meglio come funziona oggi anche il calcio moderno, cioè come viene spiegato ai ragazzi, come vengono allenati anche da questo punto di vista. Intanto non devo essere certo io a spiegare. No, assolutamente, no, io parlo chiaramente. Io parlo chiaramente, volevo chiederle appunto i ragazzi e l'under 15. Posso esprimere un mio pensiero? Sì. L'aspetto tecnico è fondamentale. Più dell'aspetto fisico? Assolutamente, più dell'aspetto fisico, e questo è vero quanto più sono piccoli i ragazzi, chiaramente. Poi è chiaro che entrano in ballo tante componenti, no? Si citava il fatto che il calcio oggi è diverso da come era un tempo, però io credo che quello che faccia la differenza in negativo sia l'ansia di voler raggiungere il risultato a discapito della preparazione tecnica, per cui vengono anticipati determinati concetti in preparazione tattica che magari potrebbero essere portati nelle categorie superiori, e si ruba tanto tempo per insegnare ragazzi di 13, 14 e 15 anni magari un posizionamento su una palla laterale in chiave di linea difensiva, piuttosto che insegnare al ragazzo come controllare la palla, come orientare il corpo, preparare la giocata successiva, perché oggi la differenza la fa la posizione del corpo, in considerazione del fatto che gli spazi e i tempi di gioco sono sempre più ristretti, e quindi insegnare al ragazzo non soltanto come si controlla la palla, ma anche come orientare il controllo del pallone diventa fondamentale per stare al passo con la velocità di gioco. Questo è quello che cerchiamo di insegnare, perché questo oggi è quello che fa la differenza. Oggi il controllo deve servire non soltanto a fermare la palla, ma a prepararla immediatamente per la giocata successiva. Questo è quello che fa la differenza, e su questo secondo me bisognerebbe lavorare molto di più che non sull'aspetto tattico, scimmiottando un po' quello che fanno i grandi. Il settore giovanile dovrebbe servire a questo. Io ora richiamo la Nino Cantone. No, volevo intervenire sì. su questo fatto. Mi complimento con te per le parole che hai detto e sicuramente per il lavoro che fai e che stai facendo. Però c'è un problema.
cioè un conto è il lavoro che fanno questi ragazzi, cioè questi tecnici hanno delle loro idee, portano avanti questo discorso, sono pieni di, ci manca, e poi quando si parla di tecnica io sono felicissimo. Ma un altro conto poi è l'impatto con la società, cioè il vero impatto. Questi ragazzi, se c'è qualcuno che merita, hanno bisogno di essere, di andare o in prima squadra, oppure magari di fare un tirocinio di un anno, non di più, in un'altra squadra, di dire magari inferiore, oppure di fare, e poi riprenderseli e inserirli. Purtroppo non c'è questo concetto. Il Catania è stato in Serie A 10 anni, il, ha fatto quello che ha fatto, ma mi spiegate quanti giocatori ha avuto un settore giovanile notevole, mi spiegate quanti giocatori sono entrati in prima squadra, cioè tranne Sciacca che ha avuto quello purtroppo il problema fisico, mi volete dire che è entrato in prima squadra? Nessuno. Palcoscenico di Serie A parliamo, dove naturalmente i giocatori potevano essere valorizzati e messi in vetrina. Questo è quello che appare a me, prego. E io faccio rispondere proprio a... Innanzitutto chiaramente io mi trovo, diciamo, al calcio Catania da qualche mese, ho avuto questo onore perché lo ritengo tale. E quello che mi sento di poter dire è che mi sono trovato subito a mio agio, e peraltro con l'avvento anche del nuovo direttore del settore giovanile, Massimiliano Bormone, si sta lavorando proprio in questa direzione. E chiaramente quello che è stato nel passato è sotto l'occhio di tutti, e non si dice una bugia quando si sottolinea il fatto che in 10 anni Serie A magari il numero di ragazzi che è arrivato in prima squadra non sia stato elevatissimo. Per quanto riguarda la situazione attuale, già posso dire che insomma allo stato attuale delle cose già ci sono diversi ragazzi e Laberetti che si allenano quasi ogni giorno anche con la prima squadra, e quindi si sta cercando di lavorare in questa direzione. E se il tempo sarà dalla nostra parte, sicuramente i ragazzi potranno, attraverso il lavoro, arrivare in prima squadra, saranno, mi auguro, molti di più. Mister, io prima di passarle la palla le voglio dare l'ultima parola, proprio in chiusura di trasmissione, perché siamo quasi giunti alla fine. Io proprio le lascio l'ultima parola, perché un attimino dobbiamo andare sempre al nostro Ruggero Tracuzzi, postazione di commento tecnico, e so che abbiamo anche una grafica che è stata preparata dal gruppo su Facebook Tutti i tifosi rossazzurri del calcio Catania, un gruppo che conta più di 5.000 persone iscritte, non solo di Catania, quindi tifosi rossazzurri sparsi in tutta Italia. Mister, anche questo è, fa capire quanto il calcio Catania sia una società importante. La vediamo là sui nostri schermi. Ruggero, ce la vuoi commentare tu e ci parli anche del prossimo match del Catania? Sì, i numeri sono quelli di cui parlavamo prima, anche Nino Cantone stesso diceva all'inizio del campionato la penalizzazione è stata annullata, vediamo i primi 6 risultati utili consecutivi, il Catania ha di fatto annullato la penalizzazione, poi c'è stato un calo nella seconda parte di stagione, anche in questo inizio di girone di ritorno con questi 2 pareggi. È un Catania che è inutile tornare su argomenti discussi e ridiscussi, risente della penalizzazione indubbiamente, però proprio riguardo al prossimo match che il Catania giocherà in casa col Matera, possiamo dire che 5 giornate fa Matera e Catania avevano gli stessi punti in classifica, ossia 13. Il Matera ora si trova in sesta posizione a 28 punti, viene da 5 vittorie consecutive. Quindi nelle ultime 5 giornate il Catania ha realizzato solo 7 punti, il Matera ne ha realizzati 15. Quindi comunque a dimostrazione che anche con la penalizzazione non era impossibile ambire a posizioni più alte, sarebbe bastato magari un po' più di cattiveria, un po' più di convinzioni in alcune partite, come ha ricordato Pancaro, alcuni episodi sfortunati, alcune magari scelte sbagliate, e il Catania sarebbe potuto essere in posizioni più alte. Quindi sicuramente si aspetterà una partita molto combattuta, il 31 gennaio alle ore 15 al Massimino, Catania-Matera, anche se giustamente come Nino Cantone fa vedere, probabilmente aspettarsi un Catania-Matera combattuto in altri... fa pensare, insomma, il Catania dovrebbe essere strafavorito contro questo tipo di squadre, probabilmente, come pensiamo tutti qua dentro. Speriamo possa essere così, cioè, però.
Vedi, andare a esaminare dal punto di vista dei numeri e delle cose sì. È un conto, andare dentro la situazione, dentro la squadra, dentro la società è un altro conto. Certo. Noi non ci dobbiamo dimenticare che questa squadra, tutto sommato, questo lo dico per difenderla, non per ci mancherebbe, ma questa squadra è stata formata all'ultimo minuto, perché mi ricordo che fino a un giorno prima che iniziasse il campionato continuavano a prendere i giocatori, sì. Quindi tutta gente che non ha fatto la preparazione, esatto. O comunque aveva fatto, ognuno nel proprio orticello si era fatta la sua mini preparazione. E quindi questa squadra rispetto alle altre, pur giocando in un campionato, ripeto, di bassa qualità tecnica, però questa squadra rispetto alle altre aveva uno sprint in più, cosa che probabilmente l'ha agevolata nel vincere le prime, cioè nel azzerare l'handicap immediatamente, e che ci ha illuso. Però perché? Perché incontrava delle squadre che anche loro, tecnicamente un po' modeste, però loro avevano il peso della preparazione sulle gambe. Ecco da dove si spiega il fatto che il Matera aveva gli stessi punti del Catania e poi successivamente ne ha conquistati di più, e il Catania ha avuto una frenata. Catania ha avuto una frenata perché? Perché doveva riprendere e rifare una preparazione, secondo me, dal punto di vista atletico, è questo qua. Io direi di salutiamo anzi mister prima il gruppo dei tifosi, appunto di tutti i tifosi rossazzurri del Calcio Catania, che ci hanno concesso anche questa grafica, hanno preparato questa grafica, li salutiamo e speriamo che possano continuare a supportare il Catania, perché ne ha bisogno oggi più che mai. Siamo quasi in chiusura, io però voglio farle finire in due parole il discorso di prima. Di Per Paolo, cioè il settore giovanile, comunque sicuramente questo forse è uno degli anni che si lavora meglio, perché sono tutti italiani, mentre negli anni precedenti, siccome il 9-11 del Catania, ed è normale, stranieri, quindi chiaramente in mostra i nostri ragazzi, anche se ce n'erano di ottima qualità, non potevano essere messi in condizione di poter giocare. Ma questo non solo a Catania, credo che sia a livello nazionale. Ecco perché si dovrebbe diminuire più gli stranieri e dare possibilità ai nostri ragazzi di farli lavorare, come sta facendo ora finalmente a Catania, anche se siamo penalizzati nella categoria, indubbiamente. Ma come... è più facile farli esordire in C. Sì, è questo è volevo più dire. Difficile farli esordire in A, quindi il Catania, per il bacino d'utenza che c'ha, scusami, dovrebbe almeno avere 3-4 catanesi, certo. No? Tu parli di italiano addirittura. Ai miei tempi non c'era nemmeno uno di Bronte, c'era uno solo di Bronte, il resto erano tutti catanesi. Sì, sono d'accordo. Eppure siamo riusciti giocare tanti giocatori catanesi. E stiamo parlando la stessa lingua, meno stranieri, più giocatori locali, che ce ne sono abbastanza, saranno. Questo volevo dire. Ma intanto di grazie è stato dato all'Agragas. Ma queste sono cose che si sono chiedate, io non metto lungo. Vabbè, comunque appunto. Ma c'è qualche talento di grazie, io l'ho visto giocare un paio di volte, mi è sembrato un giocatore molto interessante. Il lavoro dei tecnici, non lo dico qua, è stato eccezionale, solo che io ho sempre sostenuto in A, il Catania in A, un paio nella rosa. In B 2-3 titolari, in C 6 titolari, quasi tutti, però c'è un po' di difficoltà, perché purtroppo l'ambiente di Catania è come grande città, richiede subito dei risultati. I risultati non si fanno con i giovani, purtroppo si fanno con gente di categoria, e allora ci sono dei problemi. Problemi che poi non valorizza mai il lavoro dei tecnici, perché è difficilmente la soddisfazione di gente come Alderisi, che io vedo che è abbastanza preparato e mi complimento anch'io con lui, che lavora da una vita, la propria realizzazione sta nel vedere un giocatore proprio curato da lui. A esordire e fare la Serie A. Mister, noi siamo in chiusura, siamo proprio arrivati al termine. Nel frattempo la nostra Clelia sta portando la rivista, è uscito Globus Magazine, il numero di questo mese lo distribuirà a ognuno di voi. Io colgo l'occasione nel frattempo, mentre appunto la nostra Clelia sta distribuendo la nostra rivista, colgo l'occasione per ringraziare ognuno di voi per essere stati con noi, il nostro mister Turi Di Stefano sempre presente, Franco Cerilli che è stato con noi al telefono, Melo Russo, Pierpaolo Alderisi e Nino Cantone. Ringrazio anche Ruggero Traguzzi e la postazione tecnica. Ciao Ruggero. Ciao Alessio, grazie a tutti. E tutti i tecnici che hanno lavorato con noi. Io vi do appuntamento con Calcionate per lunedì prossimo alle ore 15, parleremo della partita tra Catania e Matera. Un saluto da Alessio Nicotra, a lunedì.
Sì, ma... Calcionate. I commenti in Casa Rossoazzurra. Programma a cura di Gaetano Ligretti. Questo programma è offerto da Farmacia San Mauro, cortesia e professionalità. Cosmetica, fitoterapia e prodotti farmaceutici. Farmacia San Mauro.